Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 13 giugno, vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Ovviamente le questioni economiche di governo di tenuta con l'Europa sono ancora fondamentali e oggi il Corriere della Sera cosa dice? Paletti di Di Maio. I paletti di Di Maio sarebbero nei confronti della flat tax di Salvini e sostanzialmente andando a mettere insieme un po' il retroscena di tutti quanti i giornali sarà un po' complicato poi sapere quello che è avvenuto davvero ieri nell'incontro. Anche perché ad esempio vedremo sulla Verità Capezzone che dà un punto di vista completamente diverso, e cioè dice tu istituti ideologici che dicono che stanno litigando, in realtà stanno cercando, come è normale che sia, una quadra quando si parla di componenti diversi all'interno di un governo, che peraltro voglio dire tutti e molti governi hanno avuto. Beh, insomma, invece i giornali mainstream dicono che questa è più che un compromesso, è ancora una lite, che Di Maio non vorrebbe, e lui con lui Tria, e questo make sense, sarebbero contro all'idea di una flat tax in deficit, mentre legherebbero questo al fatto che Salvini avrebbe lasciato il vertice di maggioranza di ieri. Staremo a vedere se hanno ragione i catastrofisti di questo luglio-giugno che sembra chiudersi con una crisi di governo, o hanno ragione quelli all'interno del governo che pensano che si stanno accomodando i cocci di un governo che ha passato una campagna elettorale per la quale se le davano di santa ragione. C'è un segnale però fondamentale che vi metto in evidenza, e cioè la questione dell'arresto di Arata, imprenditore, prima deputato di Forza Italia tra il 94 e il 95, poi nel settore eolico, poi diventato amico del gruppo leghista, addirittura il figlio di questo Arata è stato assunto con una collaborazione da Giorgetti, potente sottosegretario di Palazzo Chigi. Ebbene, la notizia la sapete di ieri, sono stati arrestati sia padre sia figlio per tangenti e riciclaggio. Una roba enorme, ovviamente, se fosse un magistrato sarebbe ancora a casa e potrebbe fare ovviamente ancora udienze, ma quando si parla di imprenditori, soprattutto se sono legati alla politica e sospettati di essere legati alla mafia, beh, allora si arresta tutti. Perché è significativo questo arresto? Perché in campagna elettorale l'arresto di un imprenditore vicino a dei parlamentari della Lega o un imprenditore così leghista come Arata, nuovo leghista, avrebbe fatto scatenare un'orda di dichiarazione dei grillini che oggi invece stanno zitti. Basta vedere il loro portavoce, cioè Travaglio, che ovviamente ragiona con una logica diversa rispetto a quella di Di Maio, perché era quello che voleva il governo PD, Movimento 5 Stelle. Beh, oggi Travaglio scrive, ma ve lo dico in maniera chiarissima, Arata diventa prestanome di Nicastri. Allora, Arata diventa prestanome di Nicastri, non c'è neanche il condizionale, a me mi fanno un mazzo così, mi fanno le querele, ma lui può scrivere che Arata diventa prestanome di Nicastri, che sarebbe il prestanome a sua volta di Messina Denaro, quindi una cosa gravissima, ma non mette il condizionale, mette l'indicativo, mentre tutti gli altri giornali dicono che le ipotesi accusatorie nei confronti di questi Arata, padre e figlio, che sarebbero dei soci occulti appunto di questo Nicastri, in odore di mafia. Capite che tra il condizionale e l'indicativo c'è una differenza per un giornalista, soprattutto dare per scontato prima di un processo, prima di un'indagine, prima di una sentenza, prima di tutto che questo è il portavoce, è il prestanome, non il socio occulto, di uno che potrebbe essere prestanome di un mafioso latitante, è una cosa gravissima, ma che gliene frega a loro, cioè si va diretti. Beh, questo diciamo giustizialismo oggi di Travaglio non lo trovo nelle file del Movimento 5 Stelle, che forse sta ragionando un po' di più sul proprio futuro parlamentare. Ultima notizia sull'Italia: il 15 giugno, cioè fra 2-3 giorni, dovrebbe scadere la gara, le offerte per poter risolvere il problema dell'Italia, molto difficilmente risolvibile in 4 e 4-8, manca un 40% di soci alle Ferrovie dello Stato, genialata di metterci dentro le Ferrovie dello Stato, perché non si capisce perché dovrebbero guidare bene l'Italia meglio di altri. L'ultimo a presentarsi è Lotito, che avrebbe scritto, ci racconta Rosario Di Mito sul Messaggero, una lettera addirittura il 10 maggio per manifestare il suo interesse. Però la manifestazione di interesse, peraltro non binding, non vincolante per Lotito, poi voglio dire i soldi che mette, quanti ne mette, come li mette,
che vuole, insomma, tra la manifestazione di interesse e tre giorni che scade l'offerta ne passa il mondo. Nel frattempo invece altri giornali sostengono che Atlantia, l'odiata società che contorna le autostrade, non è così odiata da Salvini, che dice che non ha pregiudizi nel far arrivare all'interno dell'Italia questa azienda che ha le spalle decisamente più grosse. E, sulle cassette di sicurezza il giornale continua la sua polemica nei confronti di Salvini, che ha accusato il giornale ieri di non aver capito nulla di questa manovra, e Sallusti oggi dice in maniera molto semplice: ma se i soldi sono nei cassetti di sicurezza legittimamente, se le tassi è una patrimoniale, se sono fiscalmente illegittimamente è un condono, se sono illegalmente e penalmente illegittime figlie per esempio del riciclaggio, beh, è un gran problema questa operazione. Nei prossimi giorni vedremo come usciremo da questa, che secondo me in realtà è un condono più che una patrimoniale. Poi Italia Oggi, Italia sul Sole 24 Ore, invece c'è un dato interessante su quanto usano il contante gli italiani, che lo usano in media più dell'Europa, cioè l'86% delle transazioni in Italia è fatta con i contanti cash, mentre invece nel resto d'Europa molto meno, ma molto meno, io pensavo molto di meno. In realtà se in Italia si fanno le transazioni per l'86% in cash, in la media europea è il 79%, quindi più o meno siamo là. Insomma, non ci lamentiamo che come sempre siamo il paese che c'è il cash da tutte le parti. Tra 86 e 79 stiamo parlando che ancora il contante è largamente maggioritario nelle transazioni. Bene il dato che raccorda oggi il Messaggero, che saltano le chiusure domenicali obbligatorie per i negozi, che ci avevano fatto una testa così, abbiamo fatto migliaia di trasmissioni, e saltano quell'accordo. Hong Kong, gran casino, non più come nel 2014, perché i ragazzi chiedevano più democrazia per il paese che era passato alla Cina, ma per una cosa ancora peggiore, perché la capa di New York, di Hong Kong, cosa vorrebbe? Vorrebbe permettere l'estradizione in Cina per reati commessi ad Hong Kong, e la Cina non scherza, diciamo, con la giustizia. L'estradizione fa davvero paura. Hong Kong, una colonia cinese che non ci vuol stare. Passa ieri lo sblocco a cantieri alla Camera, in commissione, poi adesso ci sarà il voto definitivo. Tutti i giornali dicono che alla fine non è sbloccato nulla. Secondo i giornali, per rendere operativi questi famosi commissari dotati di potere per sbloccare i cantieri sono necessari ancora 28 decreti da approvare. Quindi prima di diventare commissari ci servono 28 decreti. Pensate un po' voi quanto tempo ci metteranno. L'intero sblocca cantieri, nota il Sole 24 Ore, invece vale 49 norme attuative. Un gran casino. L'ultima cosa riguarda il CSM, la vicenda Palamara. Beh, oggi lo scoop è quello del Corriere della Sera, scusatemi, di Repubblica, perché cosa scoprono sul Corriere della sul Repubblica? Che Palamara, nel suo interrogatorio a Perugia, cosa dice? Dice: guardate che io sapevo benissimo di avere il Trojan e me ne fregavo, mi comportavo di conseguenza perché non avevo nulla da nascondere. E gli chiedono: come facevi a saperlo? Beh, perché, e alla fine arriviamo alla sintesi, il consigliere giuridico di Mattarella l'aveva fatto sapere a un consigliere del CSM, si chiama Erbani, mi sembra, il consigliere giuridico di Mattarella. Quindi si è arrivati al Quirinale, il CSM, questa specie di enorme cupola di accordi diciamo giurisprudenziali, mettiamola così, giuridici, presieduta dal Quirinale. In realtà anche il Quirinale aveva fatto per il Quirinale, ovviamente, il suo consigliere, avevano fatto una soffiata a Palamara. È una cosa enorme. Nel frattempo ovviamente i giornali dicono: macchina di fango contro il Quirinale. Ma io direi, come nel caso Arata, magari forse indaghiamo se c'è un consigliere giuridico che spiffera a un magistrato che gli hanno messo una microspia sul suo cellulare, invece di parlare di macchina del fango, perché la macchina del fango vale solo se nel caso del Quirinale, mentre non vale se è su Arata che gli arrestano padre e figlio, vale solo per il Quirinale la macchina del fango. Mi sembra che forse sarebbe il caso di indagare se questa microchip, che è una cosa devastante come scriveva ieri il Foglio, se questo microchip, chi aveva questo microchip sul cellulare lo hanno avvertito, e chi lo ha avvertito? Un magistrato. E questo magistrato dove stava? Al Quirinale. Lo vorremmo sapere se questo è vero o falso, o è sempre la solita macchina del fango. Feltrino oggi sulla Stampa ci ricorda inoltre
che è inutile che fare le anime belle. Il CSM decise 30 anni fa di nominare come sostituto di Caponnetto alla procura di Palermo non Falcone, e quindi Caponnetto si arrabbiò come una bestia e anche Falcone si arrabbiarono come una bestia. Oggi è tutto santificato, ma i magistrati stessi non lo volevano a capo di quella procura, tant'è che Falcone dopo un mese fu ucciso. Ma Falcone ebbe di modo di dire, tra quando fu, non fu scelto al CS, dal CSM, e quando fu ucciso, la vera le correnti della magistratura erano diventate ignobili, e ha più di una colpa, dice Caponnetto, anche la magistratura nell'aver isolato e poi fatto morire Falcone. E questo lo dice Caponnetto, non Babbo Natale. Tutto ciò ricordato da Feltrino. Nel frattempo la macchina del fango, quando si tratta dei magistrati, è sempre all'opera. Quando si tratta di imprenditori amici della Lega, mai. Poi se fra 10 anni, 5 anni, 6 anni si scoprirà che questo Arata non è un mafioso come vogliono far intendere, chi se lo ricorda più? Ormai è passato in cavalleria e a lui è stato fottuto. Va bene, io vi do appuntamento come sempre a domani, e sul sito nicolaporro.it tante altre informazioni. Ciao!